Dunque, ora che abbiamo scoperto come il rituale viene effettuato, dobbiamo finire di aiutare sta gente. Quindi scendiamo di sotto. Visto che siamo in un parcheggio, vediamo tutte le macchine se hanno della benzina e cosa c'hanno nel portabagagli. Ad esempio, cosmetici. Perché buttarli via, d'altronde? Nonostante l'apocalisse zombie, bisogna sempre essere carine. Sono sicuro che in giro ci sarà qualche fighetta. Soccorso militare. Che richiede la sua dose giornaliera di cosmetici. Sta passando un aereo. Abbiamo qui qualcosa che potrebbe servirti. Passa a trovarmi alla mia fattoria quando puoi. Sì, capo. Raggiungi Yasir. No, la cosa buona è che nonostante... diciamo, non abbiamo fatto una grandissima quantità di missioni ad ora. Crane, crediamo che un aeroplano si sia schiantato da qualche parte. Sì, l'ho visto mentre precipitava. Forse è il caso di vedere se ci sono dei superstiti. Potrebbe esserci qualcuno esterno alla zona di quarantena. Interessante. Crash boom bang. Cioè, una roba così iper seria. Mi metti un nome da minigioco di Crash Bandicoot. Madonna mia, che volo che si è fatto questo. Dicevo, nonostante la quantità di missioni che abbiamo fatto non sia così elevata, bene o male abbiamo già la possibilità di avanzare nel gioco. Cacchio, speravo di investirlo. E la madonna. Ma quelli esplosivi sono dappertutto, ma quelli che sputano mica scherzano, Ecco qua. Mamma mia, statevene buoni, va. E tu soprattutto, crepaci. Cretino. Che del cazzo che va a due frame. Ancora? Ma quanti ce ne sono di questi? Mi sa che tra non molto dovremmo... Qualcuno vuole fare affari? Tra qualche minuto faccio le valigie e me ne andrò via. D'accordo, arrivo subito. Stavo dicendo, mi sa che tra non molto dovremmo sistemare tutta la macchina, sai? Se riesco prima a investire quello, però. Fermo lì! Bastardo, in mezzo agli alberi. Aspetta. Ah, è morto! Sì, è morto! Pezzo di merda! Vuoi vedere che l'ho ucciso mentre andava di nuovo sottoterra? Andiamo almeno dal mercante. I mercanti erranti hanno sempre qualcosa di interessante, almeno. Ah, peccato. Ci ho sperato. E vai! Pilota aumentato. E rieccoci a casa. Però un seghetto arancione non mi dispiacerebbe, A proposito di comprare e prendere qualcosa. Le mie armi. Vorrei portarmi questo qui e, perché no, anche la luce nell'alba. Quanto spazio mi è rimasto nell'inventario? Ne ho ancora due. Ma più che altro, sai cosa? Vorrei usare armi arancioni che magari abbiamo qui ma che ancora... le abbiamo lasciate qui. Per esempio il macete teschio noi l'abbiamo fatto. La spada diabolica, sì, è buono, però ricordiamo che abbiamo il cavaliere notturno, che adesso l'abbiamo aumentato per bene. Ma per esempio anche la mannaia da recupero era un'ottima arma. Potrei lasciare giù la mannaia orientale, per dire. E anche il connestabile. Il connestabile è qui da un bel po' e l'abbiamo usato due volte. Mannaia da recupero, la prendiamo. Sto fucile espresso HTU ce l'abbiamo da quando l'abbiamo fatto e ancora non abbiamo trovato un fucile adatto da farlo arancione. Ehi, Jazir, rieccomi. Questo? Ah, ok, cos'è, scusami? La code card, perché c'è una carta di credito qui? Il messaggio era piuttosto oscuro, Jazir. Non volevo esagerare coi dettagli via radio. Senti, uno dei miei uomini della città è morto avvelenato dall'acqua. Ah, mi spiace. Beh, sì, spiace a tutti. Era un militare e ci ha chiesto di dare via tutta la sua roba. Questa tessera è l'ultima cosa che ci è rimasta. Ah? Non so a cosa serva. È una chiave magnetica militare. Apre le serrature elettroniche militari, ma chissà quali e dove. Esatto. Allora, tieni. Magari ti servirà qualcosa. Noi non sapremo nemmeno cosa cercare. Grazie. Vabbè, grazie, può essere. A parte che sembra la tessera del Carrefour, però.
Hai raccolto la tessera militare. Credo di sapere a cosa serva questa tessera. Nel senso, avevo visto un video su YouTube tempo fa del finale alternativo di questo gioco, però non so se abbia senso farlo o se posso farlo comunque quando voglio. Abbiamo visto tutti quanti. La madre ti ha accettato tra i suoi seguaci, quindi noi ti accetteremo nella nostra comunità. Benvenuto tra i figli del sole. Grazie. Grazie, Gesiele. Non ringraziarmi, ringrazia la mamma. E fammi indovinare, Josier, facciamo altre missioni, vero? Cos'è questa storia della collezione di armi? Ah, sì. Era da un po' che volevo occuparmene. Collezione c'era di armi, c'era questo tizio, Adam, che viveva in città. Un po' eccentrico, ma piaceva a tutti. Specialmente quando era stronzo. Beh, aveva una fornitissima collezione di armi. Era famoso per questo. E i suoi revolver li sapeva usare benissimo. Ma poi, quando iniziò a invecchiare, diventò pesante? Si fece prendere dalla paranoia che qualcuno volesse rubargliela. E secondo le voci, quando morì, venne fuori che la sua casa era completamente vuota. Nessuna traccia di armi. Ok, ma che cosa c'entra una sciabola? Ah, Adam era astuto. Anni fa era entrato in possesso della sciabola di mio nonno e non c'è stato modo di farmela restituire. Spero solo che sia nascosto le altre armi, ci sia anche quella sciabola. Andiamo a vedere. Sembra una missione interessante, dai. Raggiungi la casa di Adam, dove c'è anche l'ufficio postale, perfetto. È esattamente quello che volevo fare, l'ufficio postale, io. Benissimo, ora che abbiamo il telaio rinforzato, possiamo investire più gente molto più facilmente, secondo me. Porca troia! C'era quello col martello! Via! Aspetta! Preso! Che bello! Quanto mi diverte tirarli sotto questi qua. Ah, aspetta, qua c'è il tizio che vende i pezzi della macchina. Trazione di livello 4. Ammortizzatori, turbo. Se avessi anche il motore facevamo tutto viola, no? Vabbè, compriamoli mal che vada. Ho trovato una cassa estrema, vediamo che cosa c'è. Questa cassa potrebbe essere interessante da farmare qua vicino. Ah, pezzi di motore. Dannazione, l'ho appena comprato il motore. Che sfiga. Ok, allora, la casa del tizio è qua. Quella postale è qui davanti. Dunque, ecco lì l'ufficio postale. Come ci addentriamo? Dalla porta principale? Sì, posso, però devo scassinarla. E purtroppo il sabre vivre blu non fa molto danno. Non come faceva una volta, non come faceva in città, perlomeno. Da lancio è ottima, perché l'impatto c'è. Il problema è colpire normale. Ecco fatto. Ehi là? Oh cavolo. Ecco fatto. A parte questo era l'allarme. Bella, quante note. Questa missione mi aveva incuriosito quando me l'hanno data, perché alla fine stiamo aiutando un bambino a ricercare il regalo dei genitori morti. Chissà, magari in realtà è qualcosa di buono e ci guadagniamo anche. L'ultima volta che abbiamo aiutato dei bambini abbiamo ottenuto la lama diabolica. Qua sicuramente c'è il pacco che ci serve. Lì tra l'altro ci sono delle chiavi. Ah, beh certo. Come non biasimarlo d'altronde, eh? Non è la prima volta che vediamo qualcuno impiccato. Non so tu chi sia, ma beh, io ne ho abbastanza. Prendi tutto ciò che vuoi da questo posto, tanto non lo consegneremo comunque, giusto? Ho lasciato sulla scrivania le chiavi del reparto spedizioni, dove troverai il nostro inventario. Dovrebbe essere affisso al muro. Cazzo, questo lavoro non mi è mai piaciuto. Non so nemmeno perché mi abbiano assunto. Ma è meglio finirla così. Mai più preoccupazioni per il futuro, mai più pensieri per il presente. Mi serve solo un po' di tempo per ricordare i bei momenti passati. E poi me ne andrò. Buona fortuna, KK. Ho lasciato una corda qui da qualche parte nel caso decidessi di raggiungermi. Per carità. Tragico perché è tragico, però sto rumore di mosche incredibile con la suspense, scusami. Oh, iceberg. No, ti prego. Stavo dicendo la versione potenziata di gelato. Sì, ma è per quella a due mani. Perché ho il presentimento che appena aprirò la stanza ci sarà qualcuno? Cioè, in teoria no, perché ho già sparato a chi era qui. C'è anche il mio dardo. Automobili illeggibile. Sì, vorrei il mio dardo. Grazie. Panificio left for crepe. Hai raccolto il pacco. Ah, era una verniciatura. Banca nazionale. Dunque, il pacchetto del ragazzino non c'è. Trova informazioni sull'ubicazione forse dei furgoni. Forse era già in consegna. Esatto, cioè prima
abbiamo letto delle note di un furgone che era già uscito. Beh, di sicuro più di un furgone. Aspetta, esatto, chiavi del furgone. Sapevo che queste chiavi servivano a qualcosa. Due furgoni, un PC. Sembra un indizio. Ma perché sto rumore di mosca incredibile? Cioè, allora, c'è questo furgone qua. Forse ce n'è un altro in giro. Perché ho l'impressione... Ok, no, pensavo ci sarebbe stato qualcuno. Allora, lettera. Consegni la lettera a Sera. Consegni la lettera a Ilim. Consegni la lettera a Polat. D'accordo, ma non è quello che cercavamo. Ottimo, siamo diventati dei postini. Fammi vedere, dov'è il furgone? È un filino lontano. Finiamo un attimo la missione di Adam. Dunque, due porte rosse, il che vuol dire che non si entra. Dobbiamo salire dall'alto, immagino. A quanto pare no. Dobbiamo trovare allora una finestra? Ovviamente la porta rossa è chiusa. Si apre solo dall'altro lato. Questo è fattibile. C'è dietro qualcuno? Trova un accesso all'appartamento. C'è una botola. Se... Ecco qua, il gioco mi facesse la cortesia. Ehi là? Ecco qua. Dai, dammi qualcosa di buono. Arma viola, arma arancione. Ah, arma blu. Allora, c'è una nota sulla porta. Caro ladro, non ci conosciamo, ma sappi che sono felice che tu abbia trovato questa lettera. So perché sei qui, è per via delle mie armi, vero? È sempre per via delle mie armi. Sapevo che non avrei potuto portare via le mie dorate bambine con me nell'aldilà, ma sarebbe stato imperdonabile lasciare che chiunque potesse entrare a rubarle. Allora un po' di tempo fa mi è venuta una grande idea. Hai mai cercato un tesoro nascosto da bambino? Non ci sarebbe nessun tesoro da cercare se qualcuno non avesse nascosto uno. Quindi ho organizzato un bel giochetto. Ho disseminato il posto di indizi. Buon divertimento. Perché la vista è diventata grigia ora? No, ti prego, non dirmi che devo giocare così. Perché è diventata noir adesso? Toglimi sta vista. Cerca gli indizi nell'appartamento. Minchia. Sì, però toglimi sto filtro. Esamina. Ho perso di nuovo i miei occhiali da lettura, lo giuro, la prossima volta che li trovo me li leggo al collo con i lacci da scarpe. Aspetta, non con i lacci da scarpe, quelli mi servono per le scarpe, forse qualcosa per fermarli. Non è quello che cerco. Ma va? Bello questo. Oh, comunque il tizio sicuramente aveva delle armi. Le aveva di sicuro. E forse questa era la sei colpi, o questa, boh. Correte, fanciulli, correte, anche se correte non potete. Un fantasma del passato vi insegue tormentato. E non videro altro che il mare dall'alto e una luce sulle onde nelle loro pupille profonde. E via, 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 nei loro cuori solo allegria, senza più troppe catene, via dal passato e dalle pene. Via, 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 nei loro cuori solo allegria, senza troppe catene, via dal passato e dalle pene. Ok, dunque mi serve un posto per osservare il mare dall'alto. Il faro? Sicuramente. Correte fanciulli, correte, anche se correte non potete, un fantasma del passato. Trovarono un pozzo dei desideri in piena vista in mezzo ai sentieri, che scendeva nell'oscurità senza poche avversità. Un pozzo dei desideri in una caverna nascosta in piena vista. Beh, è limpido come l'acqua di fogna. Beh, oddio, questo potrebbe essere più chiaro, perché dove c'era il castello c'era sostanzialmente tutta una zona in cui scendeva l'acqua. Questa è una storia di deplorevole memoria, su un'anima cosciente sepolta ancora vivente. Scavarono di notte, seppur con le ossa rotte, sgraffignarono più non posso quel che il corpo aveva addosso. Devo entrare nel cimitero di notte. Fantastico. Sì, soprattutto andare di notte. Si svegliarono il giorno seguente per dirigersi verso occidente, ma un panorama spaventoso si presentò da un avero roccioso. Una collina si innalzò, l'acqua in due si separò e nelle caverne potevo udire le fanciulle rinvenire. Credo di aver già visto una collina emergere dall'acqua. Vernice gentiluomo. Potrebbe trattarsi di quell'isola rocciosa. E questo però è il faro. Oh, ovviamente. Oh, finalmente. Quattro missioni diverse. Sarebbe da vedere se ne vale la pena, più che altro. Vabbè, iniziamo ad andare a prendere il pacco, poi vediamo. Ho dato per scontato che non fosse così lontana, me la stavo facendo a piedi. Ma è una mia impressione, ci mette molto più tempo ad arrivare la notte in questo DLC. E a proposito di impressione, mi sa tanto che è là sopra. Pezzo di merda. Giusto per
Sicurezza, io vorrei provarla un attimo. Dov'è la luce nell'alba? Eccolo qua. Ce li ho i proiettili? No, perfetto. Devo andare a prendere dell'erba. Per fortuna che ne produce 5, per carità. Però cacchio. Dov'è il nostro amico lanciasassi? Eccolo lì. Ok, non è che uccide con un colpo. Fa una grande quantità di danno, sicuramente. Ma non è certo che uccide con un colpo. Becca di questo. Ma dai, siete apparsi da sotto, vi ho visti. Ma levati. Morto? Sì che è morto. Van Crane, signori, Van Crane. Dunque. No. Pezzo di merda. Certo che quella è stata proprio una mossa da bastardi, eh. Ecco fatto. Dai. Vediamo se sto pacco è qua dentro. Maledizione a voi. Ale, finalmente. Porta il pacco a Jazeer. Spero che sta missione mi renda buone i loro occhi, più che altro. Sai una cosa buona che ha fatto Dead Island 2 rispetto a molti altri giochi tipo questo? Il poter livellare separatamente le armi. Nel senso, se tu trovi un'arma a livello 30 arancione, per dire, e poi sei, che ne so, a livello 40, l'arma di livello 30 sarà ovviamente più debole. E invece loro hanno fatto che se paghi e modifichi l'arma puoi aumentare l'arma allo stesso livello tuo. Purtroppo c'è da dire, oddio, neanche purtroppo, perché alla fine è, diciamo, equilibrata la cosa. Però purtroppo il costo è molto alto, magari più del valore della stessa arma. Però se ne vale la pena, ne vale la pena. Che pezzo di merda. Io ci ho messo un sacco di tempo per trovare una falce da cowboy e questo ce l'ha già qui. Che stronzi. Dunque, fammi vedere se posso creare uno shifter a arancione. In realtà c'era un'altra lama che avevamo fatto, che l'avevamo trasformata a arancione. Esatto, la lama di combattimento della Vulcan. Questa si può modificare? Allora, anche la lama della Vulcan possiamo modificarla, ma solamente con le modifiche da 1. Mentre il macete teschio possiamo farlo shifter e poi da shifter mettergli un'altra modifica. Ed ecco qui. Certo, non sono i migliori potenziamenti che abbiamo, ma sti cazzi. Finché possiamo potenziarle, tanto meglio. E rieccomi qua, Jazeer. Ah, ho un po' di lettere per Sei voi. Tu, Aylem, tieni. Ti ho portato qualcosa dall'ufficio postale. Stai scherzando, ma grande, wow. Ma grande. Mi hai portato la bolletta della luce. No. Ehi, non prendertela con me, non leggo la posta della gente, non sapevo cosa fosse. Ah, chi se ne frega, tanto non la pagherò mai. Bravo Elaim, ottimo, quanto mi da... Wow, vabbè, me lo immaginavo, per carità, però... Speriamo che almeno la missione del bimbo mi dia un po' di più. Tu sei Sera. Scusa, Sera, ho trovato qualcosa per te all'ufficio postale. Dici sul serio? Cioè, grazie, ma... Perché sei venuto fin qui per portarmi? Perché ero qua. Pensavo potesse essere importante. Wow, per un attimo è stato come se fosse tutto tornato alla normalità. Come se questo incubo non fosse mai cominciato. Grazie. C'hai ragione, tesoro. Non c'è problema, ci vediamo. Ci vediamo, sì, come no. Non mi ho guardato proprio... Certo. Polat, sei tu? Ecco, ti ho trovato della roba. Polat, c'era una lettera per te nell'ufficio postale. Oh cazzo, sul serio? Grazie. Chissà che dice. E quindi? Non vorrei chiedere, ma... Non so leggere. Ci pensava sempre mia moglie. Ma ora che non c'è più... ti dispiacerebbe. Certo, oh, sentiamo. Sì. Beh, ci penso io. Allora vediamo. Sicuro che vuoi che la legga? Cioè, è una lettera personale. Sì, per favore. Va bene, allora. Polat, brutto figlio di puttana, vedi di non morire là fuori. Se vengo a sapere che ti sei fatto ammazzare da uno zombie, verrò a cercarti nell'aldilà. Sappi che il tuo culo è mio. Con affetto, Talon. Ah, quanto mi manca quel cretino. Scusa? Talo, è mio fratello. Non lo vedo da mesi. Non lo vedevi, ormai. Chissà se è ancora vivo. Ah, ne dubito. Grazie per avermi portato questa lettera. Di nulla. Tanto sono punti aggiuntivi per me. Facciamo la missione per cui siamo venuti qui. Quella del bambino. Ecco a te. Ehi, Jazeer. Ho il pacco di quel ragazzino. Puoi portarglielo? Hai rischiato la vita per fare contento un bambino? Non so cosa dire.
Grazie. Un grazie è più che sufficiente. Basta? Ah, di poco.